facendo questo giro di parole, perché in realtà io voglio presentare l'amico Valerio Di Mattia, che io e gli altri amici che siamo dietro a questo progetto formativo abbiamo voluto invitare in questo convegno perché insieme a lui stiamo lavorando ad un progetto. Valerio è il presidente dell'associazione Aria, che è sostanzialmente l'associazione dei ristoratori Abruzzo. E Valerio ci ha contattato diversi di noi che operiamo all'interno dell'università sotto diversi profili per cercare di dargli una mano in una realizzazione di un progetto che a me solo dal titolo mi ha appassionato, poi figuratevi quando ne ho letto i contenuti. Progetto Cuoco di Borgo, la vita nella dimensione sostenibile. La vita nella dimensione sostenibile, cioè è la frase che incontra sostanzialmente gran parte delle iniziative formative che noi vogliamo fare in questo corso. E allora l'ho invitato a raccontarci la sua esperienza, vincendo un po' le remore che aveva, ci sono riuscito e quindi con molto piacere gli cedo la parola. Allora, grazie. Io ringrazio la preside, il dottor Cargiulo, per avermi invitato a poter partecipare, diciamo, ad un convegno così importante. Mi sento da una parte onorato, da una parte anche preoccupato, soprattutto a parlare dopo due relatori così pronti, preparati, che hanno saputo mostrare quali e quante ricchezze l'Abruzzo preserva e magari non riesce a valorizzare. Io faccio parte di un'associazione composta da ristoratori e da produttori del territorio. E un po' volevo ribaltare, diciamo, il punto di vista questa volta del dibattito, nel senso che io posso portare alla vostra attenzione la testimonianza di chi poi vive, diciamo, operando sul territorio e quindi molto spesso non riesce nemmeno ad intercettare delle progettualità importanti che vengono prodotte, come abbiamo sentito, perché vi sono dei limiti e quindi la nostra esperienza è quella un po' degli operatori che cercano di aprirsi un varco, di aprirsi, diciamo, un passaggio verso questa nuova formula del turismo sostenibile e di una nuova visione anche della nostra regione Abruzzo. E così vi racconterò un po' il percorso che abbiamo intrapreso nel 2012. Noi ci costituiamo in comitato nel 2012 mettendo insieme una serie di giovani ragazzi, sia produttori sia ristoratori, che intendevano recuperare uno spazio narrativo, contestualizzando un po' quel periodo. Dobbiamo ricordare che era il periodo per quanto riguarda la ristorazione, della internazionalizzazione del gusto. Era il periodo nel 2010-2012, venivamo da 10 anni di grande globalizzazione, di grandi possibilità. In Italia arrivano le mode della cucina etnica, delle contaminazioni, c'è una vera e propria rivoluzione del gusto che aveva reso la cucina, diciamo, completamente diversa da quella dei 20 anni precedenti. Una cucina che faceva, come dire, più attività culturale che non territoriale. Si pensava in quel periodo addirittura che i territori potessero non produrre, tanto avremmo prodotto altrove. E quindi noi ristoratori e produttori di territorio vivevamo una specie di marginalizzazione attorno al mercato. Addirittura la promozione territoriale era affidata a formule di volontariato non organizzate, spesso spontanee, spesso, diciamo, con risultati non sempre eccellenti. Per questo motivo ci costituiamo in comitato e chiediamo, diciamo, apriamo un dibattito sulla necessità di dare una narrazione più attinente ai territori, più collegata alle nostre realtà e troviamo uno spazio di trattativa, di impegno con la Regione Abruzzo, con la quale diciamo nel 2018 si perviene all'emanazione della legge regionale
1/2018, che è la legge che sancisce la riqualificazione degli eventi gastronomici in Abruzzo. Nell'anno appunto europeo della cultura, la prima legge emanata dalla Regione Abruzzo è la legge che riqualifica la cultura alimentare del territorio. Si torna a dire che la promozione deve essere legata alle attività produttive, alle tracciabilità, alla salute. Successivamente continuiamo a portare avanti questo dibattito e ci impegniamo in una nuova proposta di legge, che è la legge del ristorante tipico d'Abruzzo, che viene emanata 2 anni dopo, è il primo marchio europeo di questo tipo, e stabilisce una rete di ristoratori che fa leva sulle produzioni, che si pone in netta collaborazione, in decisa collaborazione con l'impianto produttivo territoriale. Di qui il termine tipicità. Un termine che era forse un po' annebbiato negli ultimi anni, era abbastanza affievolito. Sono due risultati per noi importanti che ci incoraggiano ad andare avanti e l'anno successivo decidiamo con una buona dose di, come dire, follia e con un po' di saggezza di provare a fare un evento, in questo caso nella città di Giulianova, dentro il porto di Giulianova, che mettesse in correlazione il mondo delle produzioni del territorio, in questo caso delle marinerie, e la ristorazione del territorio. Un evento nuovo, una formula nuova che parlava di ritorno all'identità territoriale e che, diciamo, senza nessuna preparazione, diciamo anche in maniera un po' avventata, riscuote un successo enorme. Il successo, come dire, ci lascia anche un po' stupefatti, ci lascia alcune riflessioni. Avevamo costruito questo evento con due modalità differenti. Da una parte nel porto avevamo messo insieme le marinerie e la ristorazione di territorio, proprio per rappresentare la tipicità, l'impianto tradizionale sul nostro territorio. Dall'altra parte c'era, diciamo, la grande ristorazione internazionale che era, come dire, invitata a lavorare le nostre produzioni. Il risultato fu stupefacente perché sia nella parte tradizionale sia nella parte più innovativa c'è stato un grande consenso e questo ha dimostrato che si può essere anche tipici con un linguaggio moderno. L'entusiasmo ci portava a dire che un nuovo modello di narrazione territoriale era possibile e ci faceva capire che c'era bisogno di qualcosa in più. Oltre il cibo, diciamo, c'era quasi un movimento di identificazione nel cibo, di identità culturale. In questo periodo veniamo bloccati dall'esplosione l'anno successivo della pandemia. Quindi tutto questo entusiasmo viene paralizzato. In realtà, dopo i primi mesi, perché sembrava, diciamo, che il nostro settore dovesse subire un tracollo, così come la promozione che avevamo messo in campo, ci apriamo a nuove riflessioni. La pandemia in realtà accelera una nuova percezione del turismo. Passiamo da una logica di turismo fatto di aggregazione, turismo balneare, di divertimento, anche di, come dire, forme e stili internazionali, ad un turismo che chiede altro, ad un turismo che vede nei luoghi, nella tranquillità, nella salubrità, diciamo, un rifugio, un luogo dove rigenerarsi. E quindi, come dire, la nostra regione Abruzzo sembra avere una chance in più, cioè sembra un territorio che, come dire, si sovrappone perfettamente alle nuove necessità del turismo. L'Abruzzo è sempre stato considerato un territorio isolato, fondamentalmente lontano, poco conosciuto. L'Abruzzo è considerato un territorio dove la bellezza del territorio è residuale, l'abbiamo noi, ma la conosciamo noi, non riusciamo a sdoganarla, abbiamo avuto, come dire, testimonianze dagli interventi che mi hanno preceduto. Questa volta l'Abruzzo può diventare una scelta, la scelta della vita di qualità, cioè tutto quello che nel passato è stato emarginazione, ritardo, oggi può diventare il vero valore della nostra regione. Mi viene in mente una frase che un ex presidente della regione, Falconio, mi sembra, disse sull'Abruzzo. L'Abruzzo è una foresta pietrificata. Ecco, noi abbiamo cercato di innaffiare questa foresta e vedere se germoglia qualcosa. E questo sta avvenendo. L'Abruzzo oggi può scommettere sul suo futuro.
E quindi abbiamo cominciato a pensare quali siano le ulteriori necessità da mettere in campo. Innanzitutto ci siamo concentrati su una nuova frontiera del turismo, che non è più il turismo balneare, ma il turismo rurale. E abbiamo immaginato un nuovo progetto, una nuova dimensione progettuale, che non fosse più una festa di 5 giorni, anche se importante, ma una struttura, un evento strutturale che duri un anno, e ci siamo rivolti ai borghi. I borghi sono la nostra grande risorsa del territorio. I borghi sono le aree forse più importanti del nostro territorio che hanno subito l'internazionalizzazione del gusto, nel senso che mentre si promuoveva un turismo diverso, venivano spopolati, drenati, le attività produttive venivano messe in crisi anche dalla, diciamo, filiera commerciale internazionale. Quindi il ritorno al borgo per noi non è solo il ritorno a dei luoghi che hanno bisogno, diciamo, di essere valorizzati, ma anche ad un modello di vita. Il borgo per noi testimonia esattamente un modello di vita sano, un modello di vita a misura d'uomo, un modello di vita che fa del benessere, della qualità, delle produzioni alimentari e della vita il proprio emblema. Quindi in Cuoco di Borgo noi abbiamo immaginato di costruire un progetto che duri e metta a sistema quotidianamente quello che noi abbiamo a disposizione, e quindi abbiamo creato un evento fondamentalmente costruito su 3 capitoli. Il primo capitolo è la costituzione di una piattaforma di raccordo fra produttori e ristoratori. Questo perché? Perché è necessario ricostruire e riportare l'economia ai territori. Una cosa è produrre e vendere i nostri prodotti magari all'estero, fuori. Una cosa è produrre e vendere i nostri prodotti sul nostro territorio e rigenerare le economie territoriali. Quindi è una scelta importante quella di ricostituire una filiera, ma non una filiera, come dire, dislocata come abbiamo adesso. E qui mi riaggancio anche all'intervento del dottor Di Marco, quando dice che è necessario tracciare una ristorazione territoriale, ma addirittura è necessario tracciarla e premiarla. Per questo noi promuoviamo anche una filiera che ricomprenda la ristorazione. Cioè noi vediamo la ristorazione territoriale come l'ultimo anello della filiera produttiva, il trasformatore finale, e quindi pensiamo che questo aggancio debba essere premiato anche attraverso una medesima parametrazione fiscale ed economica, perché solo in questo modo noi spingeremo molta parte della ristorazione, quella che lo sceglierà, a fare una scelta di territorio. Questo ci permetterà di riattivare le filiere produttive e di ricreare flussi economici all'interno del territorio e di portare la vita attorno ai borghi, perché si genererà una economia importante. L'altra parte della riflessione è quella di integrare dentro questa filiera turistico-produttiva l'accoglienza rurale, che è un altro dei temi fondamentali dei nostri territori, perché noi non abbiamo ancora la capacità di accogliere nei territori, non abbiamo sviluppato quello che poi è il momento di ricezione, accoglienza, che è un aspetto fondamentale. Quindi la vera frontiera oggi dello sviluppo turistico è sulle colline e nelle aree rurali, e qui vanno predisposte una serie di attività che devono garantire l'accoglienza e anche la narrazione di tutti quei valori che circondano gli ambiti produttivi, quindi valori artistici, valori rituali, valori religiosi. In fondo un grappolo d'uva e una palla d'altare convivono da millenni nello stesso sistema, e questo sistema va messo a regime e promosso. È necessario quindi promuovere e formare una nuova generazione di professionisti e di narratori. Per questo noi ci siamo rivolti all'università, ci siamo rivolti agli enti formatori, perché è necessario oggi dare un nuovo sviluppo alla ristorazione, al settore d'accoglienza, avere delle figure professionali capaci di considerare nella maniera globale il nostro territorio, di narrarlo e farlo conoscere. Va fatta una sintesi, una rete sul territorio molto importante che ci permetterà di dire, di rivelare la regione che è condannata a generare qualità, perché l'Abruzzo per la sua conformazione, per la sua capacità produttiva che è fatta di piccole aziende che producono qualità,
per l'insediamento antropico, che è un insediamento a misura d'uomo, può sviluppare solo temi di qualità. Una volta che noi abbiamo messo, diciamo, se riusciremo a mettere in rete tutti questi valori, a formare una nuova proposta turistica, potremmo poi iniziare a pensare di recapitare questo pacchetto di valori nelle aree che chiedono questi valori. E di qui mi è piaciuto anche il passaggio del dottor Di Marco che diceva dobbiamo lavorare con tour operator, dobbiamo lavorare in maniera specifica, settoriale, impostare una nuova rete turistica che apprezzi, diciamo, i nostri valori, che è cosa diversa dal vendere l'immobile perché piace al singolo. L'immobile, il prodotto, attengono alle comunità, sono valori delle comunità e noi dobbiamo rendere fruibili questi valori e sviluppare su di essi l'economia. Quindi diciamo che noi ci stiamo muovendo seguendo queste linee guida e crediamo che in questi 20 anni sia completamente cambiata la visione turistica, diciamo, nazionale e quella regionale. Diciamo, il tempo ha delle dinamiche strane, passano magari 100 anni e non accade nulla, in 20 anni abbiamo visto un completo capovolgimento del fronte, siamo passati da una dimensione internazionale a una dimensione locale che va del tutto riorganizzata. Questa intuizione con Aria l'avevamo avuta nel 2012, ma oggi diventa ancora, diciamo, più presente, più importante per due ordini, diciamo, per due ragioni fondamentali. Nel 2020 esce, diciamo, viene emanata la direttiva europea della Farm to Fork, cioè della, come dire, riqualificazione dell'alimentazione europea, e questa direttiva stabilisce proprio il principio della produzione dal produttore alla tavola, cioè dell'economia territoriale. Quindi bisogna tornare a curare i territori, a dare sostenibilità, dobbiamo ridurre, diciamo, la presenza degli inquinanti nei nostri territori, favorire lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile biologica e creare queste filiere a chilometro zero che possono diventare sia filiere di servizio locali, sia filiere destinate al turismo esperienziale, che è quella forma di turismo che in assoluto è la più preziosa della grande costellazione del mondo turistico, che apprezza i valori autentici dei territori. Tornare a questi valori è una missione oggi. Dobbiamo tornare ai valori che fondamentalmente erano i valori degli anni 50 del nostro territorio. I valori degli anni 50, quando c'era, diciamo, noi eravamo chiamati il bel paese, quando i borghi avevano una piena sostenibilità, perché tutte le produzioni dei borghi confluivano nel borgo stesso, si consumava, diciamo, il cibo nelle trattorie, c'era ancora una ritualità alimentare. Ecco, tutti questi valori che abbiamo dimenticato per 30 anni, oggi 30, 40 anni, oggi andrebbero recuperati, ma non nella visione, come dire, romantica di un tempo cristallizzato. Dobbiamo avere questa ambizione di attualizzare la tradizione, di renderla contemporanea, spendibile, di renderla capace di parlare a nuove generazioni. Ancora di più, il ritorno al territorio, a mio avviso, sarà anche suggerito dal dramma che stiamo vivendo, dalla fine, quella che viene, come dire, in questi giorni chiamata fine della globalizzazione, questa spaccatura, diciamo, nel mondo degli scambi del mondo agroalimentare, che sicuramente potrebbe essere colta come un ritorno a rendere più vivo il nostro territorio. Non sempre, diciamo, lo sviluppo è andato di pari passo con la valorizzazione del territorio. E quindi volevo dare, come dire, non chiudere la mia riflessione, nel senso che c'è un tema che dovremmo oggi analizzare esattamente. Nella direttiva europea Farm to Fork si parla anche della necessità di rigenerare il mondo dell'impresa agraria, di dare spazio a una nuova generazione, attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, in particolare della tecnologia di precisione. Ecco, questi temi vanno, come dire, gestiti e
ben pensati, perché molto spesso l'utilizzo della tecnologia si pone in maniera molto distante dal concetto di tipicità e di tradizione. La tecnologia deve essere un tema che aiuta a sviluppare la tradizione e non deve sostituire forme tradizionali o identitarie. Purtroppo l'utilizzo della tecnologia molte volte ha, come dire, inaridito gli ambiti, ad esempio nella comunicazione l'utilizzo dei social non ha arricchito la discussione, non ha arricchito il linguaggio, anzi, diciamo, l'ha impoverita. Nell'agricoltura l'utilizzo della tecnologia non può produrre una frattura fra un vecchio mondo, una vecchia generazione e un nuovo mondo in arrivo. Noi dobbiamo impegnarci a creare una sintesi, un ponte, un passaggio fra una società sana che abbiamo, diciamo, avuto in eredità e che è stata apprezzata dal mondo e la generazione, la società che arriverà. Un nuovo modello di sviluppo turistico territoriale che dobbiamo, come dire, anticipare creando molta formazione e molta riflessione sui territori. Da questo punto di vista noi operatori abbiamo, come dire, una grande necessità di confrontarci con gli enti che devono indicarci la strada e aiutarci a, come dire, risolvere tanti problemi. Grazie. Grazie a te Valerio per questo tuo contributo. Io credo che voi abbiate capito perché la facoltà di scienze politiche, la facoltà di scienze delle comunicazioni, il centro di ricerca del professor Enzo Di Salvatore, che come sapete si occupa di ambiente, energia e problemi globali, abbiano accettato poi sostanzialmente la richiesta di collaborazione che è venuta da Aria. Abbiamo firmato una lettera di intenti, speriamo di potergli dare un aiuto e un contributo sotto diversi profili che riguardano le cose che noi sappiamo fare, la ricerca da un lato e la formazione dall'altro lato. Quindi siamo veramente noi che ringraziamo loro per averci dato questa ulteriore opportunità che ovviamente noi giriamo ai nostri studenti e è il pane quotidiano che offriamo a loro per il loro percorso di preparazione. C'era un ultimo punto nella preparazione di questo convegno sul quale con gli amici che mi hanno dato una mano avevamo riflettuto, perché non ci poteva mancare la posizione, il ruolo degli enti territoriali in una discussione relativamente al turismo sostenibile. Che tipo di contributo gli enti territoriali potevano dare al turismo sostenibile?